Presidente Rosario Capozzolo, eh, si avvicina eh, la giornata di sabato 18 dicembre dove ci sarà in piazza Vittorio Veneto un momento importante per quanto riguarda la prevenzione. Ecco, vogliamo ribadire ai telespettatori di Cilento Channel di recarsi ecco, presso il vostro punto dove ci sarà anche un'auto-emoteca e chi vorrà potrà donare il sangue. Sì, noi per sabato abbiamo organizzato insieme ai Lions e al Rotary Club questa giornata di prevenzione per quanto riguarda il diabete. E, nello, stesso, nello stesso momento eh, cerchiamo di fare anche eh, una raccolta di sangue perché ce n'è sempre bisogno, come ripeto sempre. Vi invito a venire perché è importante, il diabete oggi è una malattia che si sta... Un po' segnando il tempo e tutti noi, io ne sono uno di quelli che purtroppo ne soffro, per cui è una cosa totalmente gratuita. Vi esorto a venire perché siamo in piazza tutta la giornata. La raccolta per quanto riguarda la raccolta di sangue, solo in mattinata fino a mezzogiorno. Vi ricordo anche che al, dalle 11 a mezzogiorno facciamo la consegna del, delle benemerenze per quanto riguarda i nostri donatori che hanno maturato la che in base alle, alle raccolte, alla, alle donazioni che hanno fatto e an, agli anni di, di iscrizione. <coughs> per cui cerchiamo di essere sempre presenti, pensiamo sempre ai nostri donatori perché senza di loro noi non ci siamo e, non, 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 e, e tante, tante eh, situazioni eh, a rischio. E non si risolve. <ride> Pertanto vi esorto a venire, vi faccio tantissimi auguri per le feste natalizie <ride> e per un nuovo anno noi raccogliamo fino, eh, facciamo la raccolta sabato, domenica, l'altro eh, giovedì e poi l'ultimo, mi sembra l'ultima giornata, il 30 dicembre. L'orario è sempre dalle 8 al mezzogiorno. E Vi esorto a venire perché i trasfusionali cercano sempre sangue, in questo, in questo periodo poi eh, si ci rilassa un po' e invece sono questi i momenti in cui bisogna dare un po' di più. Vi faccio gli auguri di Buon Natale ai donatori, a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che ci ascoltano, e ai familiari e a tutti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Io sono qui, vi aspetto con il mio, col mio staff e la mia UDR.